Ciao a tutti, nuovo pacchetto, sempre materiale creativo e questo video è in collaborazione con il sito Panda All Selected. Avevo già fatto una collaborazione con loro e anche questo è un sito cinese dove vendono appunto materiale per creare che spazia tra tutto il discorso di perle, perline e componenti per creare bigiotteria, stampi in silicone, fustelle, insomma. Un sacco di roba, solite cose che abbiamo parlato tante altre volte. Vi lascio nell'info box il loro sito che è www.selected.pandahall.com/it. Trovate tutto nell'info box. Allora, vi faccio vedere che cosa mi hanno mandato e nell'info box vi lascerò anche tutti i vari link dei prodotti se siete per caso interessati. E la spedizione è stata fatta perché è una cosa che mi chiedete il 22 di marzo ed oggi è il 6 aprile, mi è arrivato, quindi ci ha badato, insomma, quelle solite 2 settimane barra 20 giorni più o meno, che a regola vi dico come tempistiche venendo dalla Cina e soprattutto di sti tempi sono alquanto buone. Vi faccio sbirciare. Ok, allora ho preso questo qui che l'ho visto in un video di una ragazza e questo è il codice. È una confezione di ciondoli, quindi già fatti, però mi piacevano un sacco. Come vedete è tutto ben incartato e sopra hanno messo il pluriball in modo che non si rompano visto che sono di vetro. Ed eccoli qua. Adesso io li romperò sicuramente. Ok, eccole qua, sono tutte queste ampolline, diciamo, con dentro tutti i vari pagliettini con varie misure, varie colori, abbiamo cuoricini, stelline, microperline, qualcosa anche di multicolor. Insomma, questi mi piacevano proprio per creare delle collane o dei portachiavi o da aggiungere a un portachiavi stesso. E la confezione, purtroppo non me la sono segnata, però vediamo se qui c'è scritto. No, qui dice una box, non mi ricordo quanti sono, può darsi una trentina. Comunque vi lascio il link nell'info box, comunque sono veramente molto molto carini e hanno sopra il gancino color oro e li rimettiamo a posto così non spacco niente. Poi mettono sempre le cose anche nei vari contenitori che sono sempre super utili, quindi questa è una cosa e il codice appunto è questo qui. Poi peschiamo. Qui abbiamo, vabbè, la packing list, una scatolina. Allora, questo è il codice e sono un set di portachiavi in color oro, argento e nero. Quell'argento scuro, non so come chiamarlo. Ve li faccio vedere nel dettaglio. Io di questi siti la cosa che trovo molto comoda sono queste scatoline perché sono proprio di plastica dura, non sono quelle leggerine, quindi fanno super super comodo e la confezione è questa qui che ho da fare un lotto di portachiavi e quindi mi servono senza meno. Allora abbiamo questo qui che è più, sembra più un dorato rosato. Poi classico argento.
E poi questo qui, nero, io lo definisco così. E quanti ce ne sono? Questi ve li conto. Allora, 2, 4, 5, 6. Sono 18. Sono 6 per colore, quindi 18 portachiavi, e i prezzi di questi prodotti sono veramente irrisori. Quindi poi c'è sempre qui il discorso, ve l'ho detto anche altre volte, che se prendi, che ne so, questa è una box, se ne prendi una box ti costa tot, se ne prendi tre ti costa già di meno, quindi c'è anche questo rapporto quantità prezzo veramente ottimo, che poi comunque di base costano poco. Quindi questa è l'altra cosina che ho preso. Questo è il suo codicino. Poi tiriamo fuori questo. Come vedete, in celofanato. E questi sono è una fustella. Questa mi piaceva troppo. Allora, questo è il codice e come vedete è la fustella della Chiappa Sogni o Scaccia Incubi. Sapete che questo, come si dice, non simbolo, questa figura, boh, non so come definirla, mi piace molto. E ho visto questa fustella, quindi ho detto no, la voglio troppo. E con questa andremo a fare delle decorazioni sul mio photobook. Poi insomma vedremo insieme. E questo appunto è il suo codice, ma ne hanno tantissime di fustelle. So che voi che mi seguite non vi interessa tanto queste cose, vi piace più la resina, però io spazio insomma nel mondo creativo, l'avete visto, cerco di fare un po' di tutto proprio perché mi piace e la creatività comunque mi è da antistress, quindi cerco di variare, non solo soffermarmi sulla resina, perché dopo la resina devi anche aspettare, invece magari ci sono altre cose dove puoi procedere diciamo più spedita e c'è il risultato in tempi più brevi, diciamo. Quindi questa, poi c'è un'altra fustella che sarà questa qui, ed è una fustella che ha dei fiori con delle scritte. Allora, questo è il codice ed è un completo unico che mi è subito saltato agli occhi. Ed è fatto da questi tre componenti. Abbiamo qui il fiore con la scritta. Dunque dovrebbe essere al contrario, penso. Boh. C'è scritto good. Dopo, quando li faremo insieme nel mio solito metodo casareccio con la macchina della pasta, lo vedremo meglio. Quindi good, loud, sempre con il fiore. Love, e l'ultima smile. E niente, queste mi piacevano un sacco da poter appunto abbinare sullo scrapbook. Però sarebbero anche carine, stavo pensando, se fatte con la gomma Eva, foam, eccetera, da farne appunto dei portachiavi. Può essere un'idea. Magari si fa un foam doppio per renderlo un po' più robusto e secondo me può essere una cosa carina. Questa non ci avevo pensato, quindi, perché non avevo neanche proprio un'idea precisa di che grandezza fossero, e questa grandezza qui mi piace proprio, quindi può essere un'idea anche con quello. Dopo vedremo insieme, quindi voi rimanete sintonizzati sul canale, che faremo chiaramente con tutto questo materiale dei
dei tutorial, dei come dico io creiamo insieme, perché io non devo spiegare niente a nessuno, ma voglio solo farvi vedere mentre creo o cosa creo, è una cosa che mi fa piacere. Poi abbiamo l'ultima cosa, purtroppo, e la busta è finita. Ed è questi stampi, allora, che ho sempre detto tante volte che li volevo prendere, poi tra una cosa e un'altra non li ho mai presi. Allora, intanto questo è il codice e del set compreso di tutto, e sono quegli stampi per creare le perline, queste qui quadrate, quindi che hanno già il foro. Poi queste sempre quadrate più piccole, come vedete sono in due misure e queste sono più piccole, sempre che hanno il foro centrale, le palline nelle due grandezze. E queste, dicevo, tante volte ho detto no, le voglio comprare e non le ho mai prese. E però ho detto, visto che ho questa occasione, ho detto no, le prendo. E così vedremo insieme cosa creare. E quindi questo qui è il suo codice. Ok, ecco qua tutte le varie cosine che ho preso. Qui ogni tanto mi sbucano fuori. Mi sa che ho sbagliato. 6, 12, 18. No, boh, saranno 6. Ogni tanto vedo che mi sbuca qualche altro portachiavi, non vorrei che fossero di più, magari 20, non lo so. Comunque, se andate a vedere il link diretto, troverete insomma tutti i vari dettagli. Quindi niente, queste sono le cose che mi ha gentilmente mandato Panda Haul. Mi raccomando, andate a visitare il sito, vedrete tante cose carinissime e mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale perché andremo a fare un po' di creazioni che spazieranno tra la resina e le fustelle, oppure creazioni già fatte con appunto questi ciondolotti che mi piacciono un sacco. Sono troppo carini. Oppure potrei abbinare quello al portachiavi facendolo con le fustelle. Già mi sta frullando la testa pensando a qualche tutorial. Pensavo di fare appunto con queste fustelle con la scritta e il fiore dei portachiavi, aggiungendo come decorazione in più da attaccare sul portachiavi una di queste perline, di queste ampolline, che sono proprio troppo troppo carine. E questo insomma va bene, lo vedremo insieme. Niente, questo è tutto. Ditemi che cosa ne pensate del materiale che ho scelto e ci vediamo presto. Ciao ciao!